Altri 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per il tratto casentinese della ciclovia dell'Arno, il progetto che rappresenta l'asse orizzontale della nuova rete ciclabile regionale. Un altro tratto della ciclovia dell'Arno entra in servizio, è quello tra Poppi e Bibbiena. È stato anche riparato rispetto ai danni che aveva provocato l'ultimo alluvione. Siamo in Casentino, il tratto che parte da accanto alla Rana, quindi a Stia, dove la ciclovia dell'Arno ha inizio per arrivare sino a Ponte Buriano, è in fase di esecuzione oppure di progettazione, oppure già come questo tratto è percorribile. Si tratta di un investimento di quasi 7 milioni che sono tutti disponibili. Questa ciclovia si collega da Ponte Buriano direttamente con il centro della città di Arezzo e con il canale maestro della Chiana e quindi il sentiero della bonifica, proseguendo invece verso il Val d'Arno, verso Firenze per arrivare sino a Marina di Pisa. Tutto il tracciato è cofinanziato, saranno 400 km di quella che sarà una delle ciclovie più belle d'Europa, che si connetterà anche con la Francigena e con la ciclovia tirrenica. Il sistema integrato ciclopista dell'Arno e sentiero della bonifica infatti si propone come uno dei più interessanti percorsi cicloturistici d'Europa. La regione ha creduto e crede molto nella strategia della mobilità sostenibile. In questi ultimi 5 anni sono stati destinati alla realizzazione di ciclovie e ciclopiste circa 65 milioni che hanno dato la possibilità di realizzare investimenti per oltre 90. Abbiamo anche investito sul rinnovo del parco rotabile, quindi nuovi treni che hanno la disponibilità del trasporto di biciclette superiore agli standard tradizionali. Tutto quindi organizzato per avere ciclovie, cammini di Dante, di Francesco, la Francigena, la Lauretana, quindi una Toscana veramente fruibile per un turismo che si va affermando e che il dopo Covid vede anche molto più richiesto, perché l'ambiente, il verde, gli spazi aperti sono sicuramente quelli che hanno maggiore potenzialità per soddisfare le esigenze dei turisti.